Sono senza soldi! Mi sembra più che ovvio. Ma perché? Ho lavorato tanto per risparmiare soldi per trasferirmi e mi sono rimasti 2228 yen. Se li spendi, i soldi finiscono prima o poi. Ti sei data la pazza gioia comprando montagne di vestiti, mobili e cose varie come una scema. Sì, ma il signor Mizukashi mi ha venduto tutto a così poco. Pensa, per i vestiti non ha nemmeno voluto i soldi, me li ha detratti dallo stipendio. Infatti il mese scorso non hai praticamente guadagnato un tubo, se non sbaglio. Hai ragione, è un uomo orribile, non è vero, mi ha ingannata! Che dici, te la sei cercata? Allora, visto che parli così, tu ne hai di soldi, eppure fai solo dei lavoretti a paga giornaliera, non hai uno stipendio fisso. Sì, però se non altro io non butto i soldi dalla finestra come fai tu. Meno male. Non contare sui soldi degli altri. Guarda che io non intendevo dire quello. A noi allora che cosa volevi dire? Che se tutte e due non avessimo soldi sarebbe un problema. Ecco, lo sapevo, non venire a piangere da me. Gli accordi sono che le spese qui dentro vanno tutte divise perfettamente a metà. Se non riesci a trovare i soldi entro la fine del mese, ti sbatto fuori. Demonio! Eh? A te non interessa se muoio in mezzo a una strada? Bene, finalmente l'hai capito. Aspetta, ti prego, non mi abbandonare. Lasciami che faccio tardi al lavoro. Lavoro? E dove lavori a quest'ora di notte? In un locale sadomaso? Queste sono cose che non ti riguardano. Tu va a letto a dormire tra le braccia del tuo fantasma. Ma come puoi? No, questo non è il momento di pensare ai fantasmi. Sarà meglio che pensi ai soldi, piuttosto. Mancano ancora 2 settimane al prossimo stipendio. Riuscirò a sopravvivere con 2000 yen? Come faccio? Ho paura. Essere senza soldi è spaventoso. Uffa, non sono venuta a Tokyo per finire in una situazione del genere. E allora sentiamo, che cosa ci saresti venuta a fare qui? Diventare indipendente? Allora devi arrangiarti da sola. E che cosa dovrei fare? Prova a pensarci con la tua testa. Ma io non sono capace a fare la mistress sadomaso. La mistress sadomaso? Perché non chiedi a Shoji se ti può aiutare a mangiare fino a fine mese? Non posso. Se gli parlassi di questa cosa, lui mi disprezzerebbe ancora di più e finirebbe col detestarmi davvero. Poi adesso ha iniziato l'università ed è anche impegnato col lavoro. Non posso andare a disturbarlo nel cuore della notte. Per disturbare, poverito. Disturba parecchio. Va bene, va bene. Ho capito, Nana. Dai, non piangere più. Arriva a fine mese con questi. Kiyosuke, ti ricordo che anche noi due non navighiamo nell'oro. Non glieli sto mica regalando, glieli sto solo dando in prestito. Non lo fare. Se dai del contante a Nana, puoi star sicuro che lo farà sparire in un giorno. Sei tanto cattiva, Jun! Cos'è? È riso. Questo me l'hanno mandato mio padre e mia madre. Te ne do metà, così potrai mangiare fino a fine mese. Non ci posso credere! No, dico il companatico. Ok, va tutto bene. Calmiamoci e pensiamo. Il prossimo stipendio arriva il 26 del mese. Se non compro più niente qui in negozio, guadagnerò 70.000 yen. Però c'è la bolletta del cellulare che mi arriva sul conto, quindi devo versare 10.000 yen. E ne rimangono 60.000. L'affitto e le bollette di casa vanno divise a metà, quindi dovrebbero bastare. Allora il margine ce l'ho! Ma non mi rimarrà molto e dovrò viverci per un altro mese. Adesso che ho superato la paura, mi è venuta la tristezza. Senti, Nana. Adesso puoi andare a pranzo, se vuoi. Grazie tante, ma d'ora in poi ho deciso che salterò il pranzo. Eh? Come mai? Sto solo pensando di mettermi un po' a dieta. È per questo che oggi sei un po' giù di corda, vero? Sei proprio irrecuperabile, Aci. Ma allora è il momento meno opportuno per invitarti. Ma pensa, per una volta che avevo deciso di pagarti una cena. Evviva il companatico! D'accordo, allora oggi anticipiamo la chiusura del negozio. Pensa a cosa preferisci mangiare. Accidenti. Ma sì, va bene così. Cosa vuoi che sia per una cena? Tra l'altro non mi sembra che il signor Mizukashi abbia secondi fini. Questo non rientra nella categoria tradimento. Insomma, ti ho aspettato per una vita, Shoji. Dai, mi dispiace. Allora, domenica prossima pensi di riuscire a venire? Sì, credo di potercela fare. Evviva! Ah, aspetta. Senti, a proposito di ieri... Cosa?
Dai, ma è scema la tua amica. Ti dico che l'ha fatto davvero. Forse è meglio che impari a sceglierti le tue amicizie. Perché? È un caso, di solito si comporta bene. Sì, come no, fatico a crederci. Ah! Aia! Ehi. Adesso capisco. Non me l'aspettavo, è stata una sorpresa anche per me. Stesso posto di lavoro, stessa università, addirittura stessa facoltà. Se le cose stanno così, è difficile non fare amicizia. Ma Sachiko è stata ammessa subito dopo il diploma, 2 anni meno di me. Sachiko? Ah, si chiama così, siamo entrati subito in confidenza, superando in fretta tutte le formalità. Sembra proprio il tuo tipo, eh? Piccolina, pelle chiara, mi sa che non c'è niente da fare, sei fregato, amico. Ti ho già detto che le cose non stanno così! Beh, allora hai davvero un autocontrollo spaventoso. Oh, eccola che torna. Ecco qui, per te va bene il caffè Shoji? Sì, thank you. E lei, Kyosuke? Prego, mi dica quale preferisce. Senti, dammi pure del tuo, cara Sachi. La vedo davvero male, sai? Prego? Beh, potendo scegliere, io preferisco sempre le spilungone stile ganguro come te, ma devo dire che anche dal mio punto di vista... Che? Io ho la pelle scura per natura. Devo ammettere che quella ragazza è veramente molto carina. La vedo male sul serio per Shoji. Grande! Shin, eri già arrivato allora? Ma è fantastico, Nana, sai suonare anche la batteria. No, che non la so suonare. Prima la stavi suonando. So fare soltanto questo passaggio. Però sei veramente brava, quando è che l'hai imparato? Quando suonavo con la mia band me lo sono fatta insegnare per divertimento. L'hai imparato da Yasu? E tu come fai a sapere di Yasu? Beh, ogni volta che beve Nobu non fa altro che parlare di Yasu. Anche ieri sera continuava sempre a piagnucolare se ci fosse quei Yasu. Allora sei andato di nuovo a dormire da Nobu? Quei vestiti sono suoi, vero? Nobu adesso è al lavoro, ha detto che forse farà tardi oggi. Shin, ogni tanto tornatene a casa. Se no i tuoi si preoccuperanno per te. No, non si preoccupano. Ah, no? Beh, fa un po' come ti pare allora. Sai una cosa? Tu sei veramente strana. Normalmente la gente direbbe, ma certo che si preoccupano invece. Nella realtà, esistono anche genitori che abbandonano i figli. Va alle medie. È quello che era venuto in negozio dicendo che voleva suonare il basso. Non aveva detto di avere 18 anni. Sì, ma in realtà ne ha solo 15. Nana gli ha fatto il terzo grado e l'ha costretto a confessare. Lui aveva paura di non essere considerato, visto che è così piccolo. Adesso è aprile, quindi dovrebbe fare la prima superiore. Anche se non sembra che vada a scuola. Ma dai, non ha fatto l'esame di ammissione. Ma... non lo so, non ho capito bene. Non me ne ha mai parlato fino in fondo. Beh, immagino che avrà anche lui i suoi motivi. Può darsi. Comunque, a quanto pare, non torna mai a casa dai suoi genitori e io sono abbastanza preoccupata. Sono sicurissima che anche loro saranno sempre molto in pensiero per lui. Beh, sì, questo è chiaro. Tra l'altro non siamo ancora riusciti a trovare un batterista. Mi sento come se la fortuna ci avesse abbandonati. Avevi detto che si era presentato qualcuno o sbaglio? Sì, però a Nana non andava Genio e l'ha cacciato. Eppure gli altri ragazzi del gruppo gli avevano fatto i complimenti. Beh, chissà, forse lei avrà delle grandi aspirazioni. Io invece credo che il motivo sia un altro, cioè che Nana sia innamorata di Yasu. È per questo che non vuole nessun altro batterista. Yasu? Ma chi è? Era il leader della band che avevano nella loro città. È uno skinhead e starebbe benissimo insieme a Nana. In effetti la vedrai bene con un tipo così. Senta, signor Mizukoshi, posso ordinare anche dello stufato di carne? Ma certo, prego. Ah, ora
sì che ho la pancia piena, che felicità! Mi fa piacere che tu sia felice, ma ti è bastato andare a mangiare in una semplice osteria? Sì, io vado matta per le osterie, grazie per la cena, era tutta deliziosa! Attenta, Nana! Va tutto bene? Caro signor Mizukashi, devo aver bevuto un po' troppo, che vergogna! Oh no, accidenti! Beh, allora io la saluto e vado! Aspetta un momento, Nana! In realtà, oggi ti ho invitata a uscire con me perché avevo una cosa importante da dirti. No, aspetta, aspetta! Era un po' che cercavo il momento giusto per parlarti. Però non riuscivo mai a trovarlo. Penso che rimarrai sorpresa sentendoti dire una cosa del genere all'improvviso. All'improvviso? Lo so che ti metterò nei guai e mi dispiace, però... Certo che mi mette nei guai. Signor Mizukashi. Il fatto è che io... Era un po' che cercavo il momento giusto per parlarti. Però non riuscivo mai a trovarlo. Penso che rimarrai sorpresa sentendoti dire una cosa del genere all'improvviso. All'improvviso? Lo so che ti metterò nei guai e mi dispiace, però... Certo che mi mette nei guai. Signor Mizukashi. Il fatto è che io sto pensando di chiudere il negozio. Mi dispiace, sai, ma faccio fatica a mandare avanti tutto quanto. Adesso sì che sono nei guai! Oh no! Shoji! Che c'è? Va pure avanti, se no perdi l'ultimo treno! Aspetta! Se sai che devi sempre correre per non perdere l'ultimo treno, perché ti metti delle scarpe così? Lo faccio apposta. Oh! Pronto? Shoji! Devi aiutarmi! Ecco, tieni. I soldi per il taxi. Non importa, tanto da casa tua ci passavamo comunque. Però l'ultimo treno l'abbiamo perso e per colpa mia, quindi... Lascia stare, non importa. Shoji, la telefonata di prima era della tua ragazza, vero? Non accetto mai che un ragazzo impegnato offra per me, per principio. Ti auguro buonanotte. Ecco qui, attualmente questi sono tutti i miei averi. Ma come? Non è possibile, lavori sempre come un matto. Allora è vero che li sperperi tutti per Sagiko? Ma no, a dire la verità ho comprato quello. Oh!
computer e non solo, è anche un Mac. A vedermi non si direbbe, ma la mia materia di specializzazione è la computer graphic. Quanto guadagneresti a rivenderlo? Non pensarci nemmeno. Ma insomma, io come farò a mangiare da domani? Va bene, ti darò metà di queste, sono le prugne secche che mi ha fatto la nonna. Sei uno stupido, Shoji! Non servi a niente! E così, dopo aver perso anche il lavoro, ho iniziato seriamente a temere di finire i miei giorni in mezzo a una strada e sono caduta in preda al panico, ma... 300.000! Esattamente! Il signor Mizukashi mi ha fatto un bonifico di 300.000 yen come liquidazione! Non è che ti confondi con 30.000? Il resto dello stipendio che ti deve dovrebbe ammontare più o meno a quello, no? Allora questi 300.000 sono un premio? Ci sei andata a letto con Mizukashi? No, che non ci sono andata! Sono balle, nessuno ti regala dei soldi se prima non ci fai sesso! È la verità! Tra l'altro il signor Mizukashi ha detto che torna in campagna dove è nato per sposarsi! In effetti mi sento come se mi avesse davvero ingannata! Sei un idiota! Eh? Quel bonifico di 300.000 non te l'ha fatto il tuo amico Mizukashi, guarda bene. Natsuko Komatsu, ma è la mia mamma! È lunga la strada dell'indipendenza per chi piange miseria dei genitori. Eh? Aspetta un momento, ma io non le ho mai detto che avevo problemi di soldi. Avevo paura che mi avrebbero detto di tornare a casa. Ma come avrà fatto a capirlo? Forse il suo istinto materno. Certo! Senti, Nana, visto che mi è arrivata questa montagna di soldi, stasera facciamo il sukiyaki. Eh? Quando in casa c'è qualcosa da festeggiare, la mia mamma prepara il sukiyaki. Andiamo a comprare gli ingredienti. Senti un po', hai appena perso il lavoro, che cavolo hai da festeggiare? Festeggiamo i soldi che mi sono arrivati. Invece devi pentirti per quelli che hai sprecato. Stasera si mangia soia fermentata come da programma e così per sempre. Finché non troverai un nuovo lavoro, niente carne per te. Ma perché? Senti un po', tu. Non ti pare il caso di telefonare a Natsuko per ringraziarla? Certo che sì, dopo la chiamo. Cos'è? Ti vergogni a chiamarla ora perché sentendo la voce della mamma scoppierai a piangere? Uffa! Ma la vuoi smettere di prendermi in giro? Anche a te verrà nostalgia di casa ogni tanto. No, mai. Io non ho un posto che possa chiamare casa. Ma cosa dici? Ti stai solo dando delle arie e non penserai di essere l'unica... Lo dicevo io che stasera si mangiava sukiyaki! Yasu, i Blast sono sempre la band che hai fondato tu. Sì, non riesco più a darmi pace. E poi di studi legali, ce ne sono tanti anche a Tokyo. Senti, Nana, anche adesso pensi di non avere un posto che puoi chiamare casa? Ti ricordi quel tavolo da pranzo di fronte alla finestra? È ancora là, proprio dove era.